Chiudiamo gli ospedali! Un giorno più che sufficiente, non avete niente, tutti a casa! Oddio, oddio, aiutate! Che sono incendiate per gli sprazzi! Che c'hai, il presso manometro? Macro ematuria! Taglia della linea di qua avanti! Dottore, un cornetto. Ma perché questo? Oddio, che è stato? Adriga! Dottore! Non ve lamentate, ci avete diritto a lamentarvi, ammalate! Per questa giunta, la giunta della signora Polverini, ha tagliato 3.000 posti letto. È normale che nei pronti soccorsi ci siano le file. Siamo stati bombardati dai telegiornali, dai mass media, sullo scandalo delle persone che rimangono nei pronti soccorsi romani buttati per terra, senza però spiegare effettivamente quanti posti letto sono stati tagliati, senza spiegare che chi lavora negli ospedali lavora senza contratto. Taglio posti letto, chiudi i pronti soccorsi! Il posto letto! Voglio un posto letto! Non c'hai diritto al posto letto! Io pago le tasse, porca zozza! Ma sei l'unica! No, la sanità è un lusso! I malati si curano a letto a casa, non all'ospedale! Taglio tutto! Chiudo pure i pronti soccorsi! Ma ci ha tagliato pure a noi! E il personale, tutti a casa, non c'è avete voglia di lavorare? Che godo la vostra ottima salute? Se siete sfigati, che volete da me? Siamo qui per rappresentare una realtà, questo non è uno scherzo, noi l'abbiamo messa un po' così sul ridicolo, però vogliamo rappresentare quello che da anni oramai denunciamo, perché non è da oggi che si sa qual è la situazione dei pronto soccorso e degli ospedali.